Un'esperienza che sarà capitata anche a voi, o perché l'avete vissuta personalmente, o perché l'avete sentita raccontare da qualcuno che vi è vicino, è quella di coppie che dopo tanto tempo che stanno insieme, non necessariamente decenni, smettono di avere quei comportamenti che sono tipici di una coppia che si ama. Quali sono i comportamenti di una coppia che si ama? È il sostegno, è il cercarsi, è il cercare il dialogo, il favorire lo sviluppo e la crescita dell'altra persona, quindi lo sviluppo professionale, lo sviluppo come persona, il cercare di esserle vicino quando c'è un momento di difficoltà. Tutti i comportamenti che fanno parte, almeno nel mio immaginario, ma credo anche nell'immaginario comune, di amore. Amare vuol dire tutta una serie di comportamenti ben precisi. Dopo un po' di tempo questi comportamenti cominciano a venire meno, quantomeno appaiono distacco, allontanamento, poca voglia di dare sostegno, se non addirittura in alcuni casi gesti ostili, quindi emergono comportamenti che sono proprio distruttivi per la coppia. Ma senza arrivare a questi comportamenti c'è comunque distanza. Aumenta la freddezza, non c'è più intensità, non c'è più desiderio. E allora una domanda che viene da farsi è: ma perché queste coppie non si lasciano? Se non hanno più niente da dirsi, perché non si lasciano? E beh, naturalmente qui escono tante risposte, perché ci sono i figli, poi ci sono questioni ancora più di opportunità economica, la difficoltà di allontanarsi, di ricostruirsi una vita. Ma la ragione più profonda è la paura di ricominciare, la paura di rimettersi in gioco come individui all'interno del mondo. Quella tana nella quale ci siamo rintanati in cerca di sicurezza ci sta impedendo di andare ogni tanto ad esplorare il mondo, di sentirci un pochettino più a nostro agio nell'esplorazione, nel rapporto con le altre persone. Una libertà che non vuol dire tradimento, vuol dire semplicemente un sentirsi liberi. Allora piuttosto stiamo scomodi in questa coppia, in una routine noiosa, fastidiosa, in cui non ci sentiamo amati, in cui il senso di solitudine ci pervade. La tana sicura prende il sopravvento rispetto a quello che noi vorremmo e sentiamo di essere. La coppia, se vogliamo leggerla nei termini della teoria dell'attaccamento di John Bowlby, è un luogo sicuro, una base sicura alla quale tornare, dovrebbe darci conforto, dovrebbe darci la spinta anche per andare ad esplorare. Vieni e ti rassicuro, io coppia, quando ti sei rassicurato puoi tornare ad esplorare il mondo. Eppure questo non accade. Ci rintaniamo all'interno della relazione, ci accontentiamo di quello che la relazione ci offre e non ci sentiamo più in grado di andare là fuori. Ripeto, là fuori non vuol dire tradimento, ma vuol dire goderci la vita e immaginarci capaci di. La domanda è quella iniziale: perché non ci lasciamo? Per la paura di dover ricominciare, per la paura di non essere all'altezza, per non essere più appetibili, per non avere le caratteristiche. Cosa dire di questo genere di coppie? Si accontentano, ma è comprensibile, non c'è biasimo, c'è la consapevolezza un po' amara che troppo spesso finiamo per scegliere qualcosa di scomodo, una tana, un luogo dove c'è un sasso che ci preme nella schiena, che ci fa male, accettiamo quel sasso pur di andare a cercare qualcosa di più interessante, che potrebbe essere anche la solitudine, non necessariamente un'altra persona. Ma perché accettiamo quelle condizioni in cui, ripeto, si può passare dal disinteresse al senso di solitudine fino al disprezzo e addirittura all'ostilità? Vi saluto, ci rivediamo alla prossima.